Allora, voglio commentare un articolo che è apparso all'interno dell'Harvard Business Review intitolato How to Train Generative AI Using Your Company's Data di Tom Davenport e Mariah Alavi del 6 luglio 2023. Gli autori fanno riferimento alla necessità di utilizzare large language models, quindi diciamo ChatGPT, in modo tale da enfatizzare quelle che sono le caratteristiche dei dati aziendali, quindi sostanzialmente cercare di addestrare l'intelligenza artificiale e i large language models attraverso l'utilizzo dei dati tipici dell'azienda. Questo perché? Perché diciamo, senza l'addestramento specifico con i dati aziendali, l'utilizzo di large language model può sembrare poco utile o poco competitivo. Però ovviamente anche l'utilizzo di una conoscenza proprietaria, cioè di quelle che sono le conoscenze legate proprio all'azienda, può essere complicato per una serie di motivazioni, tra le quali vi sono motivazioni di carattere legale. Ovviamente la conoscenza attraverso diciamo, l'intelligenza artificiale generativa e quindi large language models nell'impresa ripropone alcune questioni tipiche del cosiddetto knowledge management e quindi diciamo si tratta di una rivisitazione di alcune, di alcuni concetti che sono stati sviluppati, dicono gli autori, tra il 1990 e il 2000 più o meno, quando appunto c'è stata l'ondata entusiasta del cosiddetto knowledge management. Ovviamente la critica che si fa a ChatGPT è che questo, insieme con altri linguaggi tipici, non è in grado, diciamo, di offrire un insieme strutturato di conoscenze per il semplice motivo che ChatGPT utilizza la conoscenza che è presente su internet e tende ad essere eccessivamente generalista e non ha invece la capacità di andare nel profondo, nello specifico di quelle che sono le caratteristiche proprie, diciamo, dei dati di un'azienda o di un certo settore. Però questo problema può essere risolto, dicono gli autori, basta appunto cercare di addestrare l'intelligenza artificiale attraverso tutta una serie di dati che derivano proprio dalle singole aziende. Quindi, diciamo, bisogna addestrare l'intelligenza artificiale con tutta una serie di elementi. I report, considerando anche le chat online, i meeting, la conoscenza dei singoli individui, anche, dicono gli autori, i risultati di quelle che sono le riunioni aziendali. Questa è tutta la conoscenza che le aziende posseggono, quindi dovrebbe essere inserita all'interno dell'intelligenza artificiale che poi verrà utilizzata dall'azienda stessa e quindi si tratta di addestrare l'intelligenza artificiale con quelli che sono i dati e quella che è la conoscenza tipica dell'impresa. Ovviamente ci sono molti vantaggi nell'addestrare l'intelligenza artificiale con i dati dell'impresa e nell'utilizzarla per queste finalità, in termini soprattutto di crescita della produttività dei consumatori e di supporto alle operazioni, insomma, a quelle che sono le attività. Si tratta quindi di rivedere, come abbiamo già detto, l'idea del knowledge management, di aggiornarlo con questi nuovi strumenti che sono oggi disponibili e di comprendere che l'intelligenza artificiale, ecco, se si riesce a trasferire all'interno della stessa la base di conoscenza dell'azienda, diventa uno strumento formidabile sia per la gestione interna da parte dell'impresa, sia anche poi per i consumatori che eventualmente volessero riferirsi ad una certa intelligenza artificiale che ha in sé i dati e la conoscenza di una certa impresa. Ovviamente, come si può fare? L'autore dicono sostanzialmente ci sono tre modi. Il primo è addestrare l'intelligenza artificiale partendo da zero. Quindi in questo caso si prendono tutti i dati che un'azienda ha e si mettono dentro un'intelligenza artificiale generativa. Si intende per intelligenza artificiale generativa la presenza dei cosiddetti LLM, cioè Large Language Models. Large Language Models sono l'intelligenza artificiale generativa. Ora possiamo dire che questa soluzione è stata fatta per esempio da Bloomberg, che ha creato Bloomberg GPT. Che cos'è Bloomberg GPT? È un'intelligenza artificiale appunto di Bloomberg che
che ha dentro tutti i dati di Bloomberg. Si parla di 700 miliardi di tokens, 350 miliardi di parole, 50 miliardi di parametri e grafici, ovviamente, insomma, una quantitativa enorme di informazioni finanziarie dovute al fatto che appunto Bloomberg ha più di 40 anni di esperienza nell'organizzazione dei dati finanziari. Un altro approccio può essere quello di aggiornare, diciamo, marginalmente l'intelligenza artificiale. In questo caso però i risultati sono molto più complessi e molto più controversi. Sono stati fatti degli esempi con Google, che ha creato MedPalm 2. MedPalm 2 che cos'è? È un, appunto, un sistema di Google che ha la finalità di stoccare, diciamo, di collezionare il medical knowledge che deriva da una serie di dataset pubblici. Però è stato, si è visto che, diciamo, l'efficienza di questo large language model non è così elevata, e quindi non tutti i medici, diciamo, Google a un certo punto ha deciso di non utilizzare ancora questa intelligenza artificiale generativa, perché si sta continuando ad addestrarla in modo tale che si riducano i termini di errore. E ovviamente, diciamo, questo addestramento, diciamo, lento del large language models può per esempio consentire di introdurre delle particolarità come sono quelle relative all'utilizzo, per esempio, di alcuni diciamo, di alcune caratteristiche. Quando si chiede per esempio all'intelligenza artificiale generativa di scrivere come Shakespeare, oppure, diciamo, di rappresentare i dati attraverso alcune specifiche modalità. Per quanto riguarda invece l'aggiornamento, diciamo, più aggressivo, c'è stato il caso di Morningstar. C'è stato il caso di Morningstar che ha utilizzato l'intelligenza artificiale per curare i propri documenti. Si parla di 100.000 documenti che sono stati appunto utilizzati all'interno di questa intelligenza artificiale, con successo, diciamo. Però chiaramente i prezzi, diciamo, qui si portano anche quelli che sono i costi che sono stati utilizzati da Morningstar, che ha aperto questa intelligenza artificiale che si chiama MO. La finalità però è quella finanziaria, quindi di dare informazioni ai financial advisors and independent investors. Sono state chieste infatti a MO circa 25.000 domande in un mese, e il costo per rispondere a queste domande è stato circa di $3.000. Quindi gli autori vogliono dire, in fondo, oggi come oggi, anche implementare questi sistemi risulta essere abbastanza sostenibile da un punto di vista strettamente finanziario. Ovviamente c'è bisogno di una attenzione nei confronti di quelli che sono i contenuti che vengono inseriti all'interno dell'intelligenza artificiale. In questo senso è necessario che le aziende che vogliono addestrare un large language models si dotino di adeguati knowledge managers. C'è un problema di garantire anche l'efficacia delle applicazioni large language models, nel senso, è stato dimostrato che ChatGPT, per esempio, ha come delle allucinazioni, ovvero quando si pongono delle domande a ChatGPT, ChatGPT non risponde sempre in un modo adeguato. Vi sono delle volte in cui ChatGPT risponde, diciamo, fa delle risposte abbastanza strane, cioè crea delle vere e proprie allucinazioni. Cioè, per esempio, se si chiede a ChatGPT di dare una serie di riferimenti scientifici relativi a un certo tema, potrebbe addirittura inventare dei titoli che non esistono. Queste sono appunto le allucinazioni di ChatGPT.
Ovviamente se si attestra un'intelligenza artificiale su base aziendale con dati che provengono dalle imprese, che quindi riflettono la gestione del knowledge management, bisognerebbe evitare di creare questa dimensione delle allucinazioni di ChatGPT. È stato dimostrato, per esempio, che diciamo, con l'addestramento di Bloomberg, che da parte della sua ChatGPT si è ridotto questa dimensione delle allucinazioni, cioè il fatto di circoscrivere le informazioni, i dati, la base di conoscenza ad un certo ambito che fa riferimento, per esempio, ad una certa azienda. Crea le condizioni per una riduzione del fenomeno delle allucinazioni di ChatGPT per il semplice motivo che, come dire, sì, l'intelligenza, la Large Language Model viene addestrato sulla base di una dati di conoscenza che sono più ristretti, e quindi la probabilità di mettere insieme parole, significati che non esistono nella realtà tende ad essere inferiore rispetto a un caso di ChatGPT generale che invece utilizza tutto internet per le sue proposizioni, ovviamente. Poi ci sono questioni di carattere legale, ovviamente bisogna chiedersi che cosa succede con i large language models, di chi sono le responsabilità, di chi sono i diritti di proprietà, è possibile che vi siano delle questioni legali connesse all'utilizzo di ChatGPT, che anche queste vanno, diciamo, vanno risolte. E poi bisogna chiedere comunque una certa abilità agli stessi, diciamo, consumatori, nel senso che, diciamo, gli stessi consumatori potrebbero essere, diciamo, indotti ad utilizzare ChatGPT o questa intelligenza artificiale in un modo piuttosto che in un altro. Chiaramente l'autore concludono dicendo che tutto si muove molto veloce, l'utilizzo dei large language models tende ad essere veramente molto complesso, e chiaramente però ecco, c'è molto ottimismo anche sul fatto che questa velocità possa essere intercettata benissimo da queste nuove tecnologie. Cosa possiamo dire di questo articolo? Beh, certamente diciamo, la critica appunto che si fa molto spesso a ChatGPT è proprio quella di essere eccessivamente generalista, di non dare delle risposte specifiche a quelli che sono i problemi che si vengono a determinare in una certa organizzazione. Possiamo dire certamente che l'utilizzo, diciamo, di ChatGPT allo stato attuale non consente, diciamo, di risolvere dei problemi che sono di settore o dei problemi che sono tecnici, professionali o dei problemi che richiedono delle skills particolari. Oggi l'intelligenza artificiale generativa con i large language models ha carattere appunto generalista. Le aziende stanno cercando di addestrare i large language models con dei propri con una propria base di conoscenza per fare in modo che si creino delle intelligenze artificiali generative di settore, come per esempio sta facendo Bloomberg, ma chiaramente Bloomberg può farlo perché Bloomberg ha circa 40 anni di dati finanziari, quindi ha uno stock di informazioni davvero rilevantissimo che può utilizzare per creare una Bloomberg ChatGPT per i propri utenti. Ovviamente più è specifico l'addestramento con una base di dati aziendali, maggiore è la capacità dell'intelligenza artificiale di rispondere in un modo appropriato a quelle che sono le domande tecniche, magari le domande di settore che vengono poste dagli utenti. Quindi questa direzione sembra essere oggettivamente buona, e quindi ChatGPT e Large Language Models non sarebbero altro che uno strumento a disposizione di una nuova era di quello che è noto come knowledge management, che sia quindi disponibile sia per i managers di una certa azienda ed anche per gli utenti che volessero utilizzare questa stessa base di conoscenza.
Chiaramente ci sono dei settori nei quali è giusto che vi sia molta cautela. Tra questi settori c'è sicuramente il settore medico-sanitario, perché come appunto dicono anche gli autori, nell'addestramento dei large language models dell'intelligenza artificiale generativa nel settore sanitario bisogna stare attenti appunto alle allucinazioni di ChatGPT, cioè al fatto che diciamo i large language models possono a volte inventare delle risposte, delle soluzioni che nella realtà non esistono, non sono praticabili. Perché le inventano? Perché notoriamente il large language model è un sistema che genera probabilisticamente delle proposizioni, ovvero una volta scritta una certa parola attribuisce, sceglie le altre parole in base alla probabilità che appunto quella parola scelta possa essere più facilmente associata ad una parola precedentemente scritta. Quindi è questa relazione probabilistica che guida large language models. Ora è chiaro che poi le proposizioni devono avere un senso e devono essere realistiche, e questo check la large language models non sono in grado di farlo, e quindi ne deriva che talune volte l'intelligenza artificiale generativa ha delle cosiddette allucinazioni. In ambito medico-sanitario questo potrebbe essere molto grave, perché potrebbe spingere personale medico-sanitario a scegliere delle soluzioni che magari non sono adeguate a quelle che sono invece le necessità del paziente o le necessità del percorso di cura. Per quanto riguarda l'idea appunto di addestrare l'intelligenza artificiale partendo da zero o con un andamento marginale, diciamo, questo poi in realtà sono dei modelli che le aziende scelgono anche in base a quelle che sono come dire, i dati di cui hanno a disposizione, in base al contenuto di conoscenza che determina il business aziendale. Nel senso, ci sono delle aziende che creano al proprio interno la conoscenza e la condividono con i propri clienti, con i propri, nel proprio mercato. Vi sono invece, come può essere per esempio il caso di un Bloomberg. Bloomberg ha i dati, ha una sua base di conoscenza, e sono gli utenti che chiedono a Bloomberg di avere i dati, di avere la conoscenza. In questo caso, addestrare un'intelligenza artificiale generativa da zero potrebbe essere molto facile. Però se si tratta invece di una conoscenza che non viene stoccata internamente dall'azienda, quanto piuttosto viene prodotta in una relazione interattiva, continuativa con il cliente o il fornitore, come accade per esempio nel caso sanitario, dove tutto quello che i medici sanno della condizione dei pazienti deriva dalla relazione esistente tra il medico ed il paziente. Ed allora in questo caso non si può dire che la struttura sanitaria ha in sé il totale delle conoscenze disponibili, perché una parte di queste sono allocate presso i pazienti che sono destinatari delle cure, e quindi in questo caso non si può partire da zero nell'addestramento dell'intelligenza artificiale, per il semplice motivo che bisogna condividere con gli stessi pazienti quelle che sono le modalità di cura e così via, e quindi si vengono a creare dei modelli di intelligenza artificiale dove l'addestramento del large language model avviene marginalmente, avviene cioè col fine tuning, cioè lentamente attraverso un'attività continua di aggiustamento al margine delle informazioni che sono presenti nella relazione medico-paziente. Ovviamente c'è anche un problema di contenutistica, cioè questi contenuti che vengono che le aziende decidono di condividere all'interno dell'intelligenza artificiale generativa addestrata in un certo settore, questi contenuti devono essere certificati ovviamente dall'azienda stessa, ovvero l'azienda deve avere una propria struttura interna
di content management, di knowledge management, che sia dedicata all'addestramento dei large language models, al trasferimento della conoscenza nell'intelligenza artificiale generativa. Ci sono dei casi di imprese che svolgono queste attività, gli autori lo dicono, fanno il caso di Morgan Stanley, che ha 20 managers, knowledge managers nelle Filippine, che hanno proprio questo compito di addestrare large language models con la conoscenza della banca. Ovviamente questo richiede, diciamo, da parte dell'organizzazione di fissare delle risorse che verranno poi destinate al management, dell'emissione dei dati. Ovviamente c'è anche un problema, diciamo, quindi di legale, di qualità. Le questioni legali, dobbiamo dire, sono un po' particolari, nel senso che abbiamo visto tutto il mondo internet, tutto il mondo della tecnologia, in realtà si è sviluppato grazie ad un enorme vuoto normativo. È stata proprio la mancanza di leggi sull'innovazione tecnologica a consentire alle aziende tecnologiche di portare avanti le proprie innovazioni, perché se ci fossero state leggi che normassero il sistema cyber, il mondo internet e il mondo della tecnologia prima che le stesse tecnologie venissero ad essere predisposte, probabilmente le aziende tecnologiche non avrebbero avuto interesse ad investire nelle innovazioni tecnologiche. Quindi è chiaro che l'innovazione tecnologica opera al limite, opera al margine dell'ordinamento, supera in certi casi l'ordinamento giuridico, opera in una zona dove non vi sono norme esplicite o dove si possono applicare soltanto dei principi generali o dove esistono soltanto delle norme che sono applicabili in modo analogico, però sostanzialmente non c'è una adeguata previsione normativa, non esistono legislatori in grado di normare prima lo sviluppo delle tecnologie, prima che queste si manifestino. Quindi oggi ci sono i large language models che si svilupperanno, l'intelligenza artificiale generativa, questo porterà tutta una serie di conseguenze. Queste conseguenze avranno anche dei risvolti legali. Questi risvolti legali saranno poi analizzati e diventeranno oggetto di norme. Però, ecco, allo stato attuale questo fenomeno di sistematizzazione normativa delle implicazioni dell'intelligenza artificiale generativa non sono ancora chiari e non si sa quando il legislatore interverrà. Ovviamente è un mondo che si muove velocemente, ovviamente large language models è un mondo, diciamo, che richiede degli interventi continui, però ecco quello che noi possiamo dire in conclusione è che i large language models probabilmente inizieranno a svilupparsi per settore, cioè mentre all'inizio con ChatGPT si ha appunto un'idea generale di un'intelligenza artificiale che è in grado di discutere, di dibattere con l'essere umano alla pari in qualunque settore, ecco, lo step successivo sarà quello di un'intelligenza artificiale generativa e frazionata che faccia parte, che dove ciascuna azienda, ciascun settore, attraverso le nuove applicazioni del knowledge management, individuerà delle aree nelle quali stoccare delle conoscenze. Quindi il consumatore che vuole, o il professionista, il manager che volesse poi accedere ad una certa intelligenza artificiale generativa non potrebbe in realtà utilizzare un solo unico strumento, dovrebbe invece averne diversi. Quindi si svilupperà, immaginiamo, un servizio finanziario, un servizio sanitario, un servizio assicurativo, e il cliente avrà varie aziende e vari strumenti di intelligenza artificiale generativa da utilizzare ogni volta che si relazionerà
per macro settori. Quindi la specificità dell'intelligenza artificiale generativa porterà ad un allontanamento da una visione generalista e la creazione invece di intelligenze artificiali generative di settore o in alcuni casi addirittura aziendali, come può accadere nel caso per esempio di Bloomberg, che serviranno al meglio le necessità dell'utente, e l'utente potrà discutere alla pari, anche se sarà con intelligenza artificiale, anche se sarà un professionista, una persona di altissima conoscenza in un certo settore. Quindi, come dire, per fare un esempio, è come se oggi l'intelligenza artificiale generativa sia una sorta di Pangea, quindi un unico grande continente. E adesso inizierà un processo, diciamo, di deriva appunto dei continenti, cioè di creazione di intelligenze artificiali che saranno, diciamo, appunto di settore, che serviranno però ottimamente gli utenti. Vi saranno dei problemi? Probabilmente sì. Continueranno le allucinazioni dell'intelligenza artificiale? Probabilmente sì. Ci saranno ancora dei problemi non risolti a carattere legale? Ovviamente sì, però diciamo probabilisticamente l'impatto distruttivo di questi errori sistemici dovrebbe essere ridotto con la cristallizzazione dell'intelligenza artificiale generativa all'interno di settori professionali specifici di settore. Quindi alla lunga questo orientamento dell'intelligenza artificiale generativa a settori di attività dovrebbe ridurre i rischi di creazione di errori sistemici che invece potrebbero, diciamo, avere degli impatti molto negativi in caso di intelligenza generativa e generalista.